Consigliere Crisi. Grazie Presidente, parto subito con alcune osservazioni su questa delibera. Credo prima di tutto, condividendo alcuni interventi di altri consiglieri, che sia utile rinviarla e riparlarne con numeri alla mano. Dobbiamo sapere precisamente l'impatto di ogni modifica, in questo momento non è presente nella relazione tecnica. Quindi il primo passaggio credo che per parlarne seriamente, per anche da parte dei consiglieri poter fare un lavoro costruttivo di istruttoria partecipata con il Consiglio, sia fondamentale sapere quanto incide, quanti i numeri in partenza e come stiamo di fatto modificando la situazione della sosta. Quindi spero che questa sia accolta come richiesta. Passando alle proposte che il Movimento 5 Stelle fa, la prima riguarda un argomento che per noi andrebbe tolto proprio, le penali. Noi abbiamo visto che uno dei mezzi scelti dalla Giunta per incentivare ATM con gli ausiliari del traffico a di fatto riscuotere più multe è la penale, questo strumento che permette di aggiungere fino a 10 euro di maggiorazione alla multa che ATM incassa direttamente. Quindi poi ovviamente ATM a sua volta ne darà parte all'ausiliario che ha staccato il verbale. Questo secondo me non è la procedura corretta. Noi dobbiamo ovviamente spingere i cittadini a avere un sistema che funzioni in maniera semplice, che sia facile pagare, che non sia troppo costoso pagare, ma questo metodo proprio non lo condividiamo. E in questo caso è ATM ad essere inadempiente, se non stacca abbastanza multa, non siamo noi a dover aggiungere un incentivo di questo tipo. La seconda proposta riguarda gli abbonamenti. Sono stati introdotti diversi abbonamenti che reputo assolutamente positivo, come quello per le categorie che lavorano in ambiti non serviti da ATM o proprio geograficamente o per gli orari. Quindi quello è assolutamente una cosa positiva. Non condividiamo invece gli abbonamenti ordinari, fuori dalla cerchia filoviaria. Questo perché crediamo che diventerebbe semplicemente un incentivo a venire in macchina, a parcheggiare in quegli spazi, e per questo noi dobbiamo dare un'alternativa prima. Se noi non abbiamo dei collegamenti con l'esterno forti, dobbiamo prima rinforzare quelli e poi vediamo di regolamentare la sosta con degli abbonamenti. Ma l'abbonamento nudo e crudo come viene inserito adesso, cioè l'abbonamento ordinario, quello della tabella 5, risulterebbe un incentivo ad raggiungere la città in macchina e ovviamente va proprio in contraddizione con le premesse stesse della delibera. Poi a pagina 18 nella tabella 6 c'è un piccolo rifiuto che chiedo di togliere, rimane spesso, sembrerebbe che sia rimasto che consiglieri comunali, presidenti dei consigli di zona, regionali, ministri, membri del Parlamento italiano, europei, consiglieri di zona, prefetto di Milano e questori non paghino con la propria auto privata le strisce gialle e blu. Scappa spesso questo refuso, io andrei a toglierle questi passaggi. Che pagina vuol dire? Tabella 6, pagina 18. Sembrerebbe sia rimasto che tutti questi personaggi della classe politica non paghino con il proprio veicolo privato le strisce blu e gialle sulla città di Milano. Passando poi al parcheggio di interscambio. Abbiamo ripensato tutti le tariffe dei parcheggi di interscambio e vogliamo fare una proposta da parte del Movimento 5 Stelle, un incentivo sul buon esempio delle capitali europee, dove una persona arriva e incluso nel biglietto dei mezzi ha anche quello del parcheggio di interscambio, quindi arriva, lascia l'auto e parte. È chiaro che in questo momento noi abbiamo pochi soldi, non possiamo prevedere una gratuità di questo tipo, ma un incentivo sì. La nostra proposta quindi è, oltre agli abbonamenti che sono previsti nella tabella della Giunta, di aggiungere un altro tipo di abbonamento per i parcheggi di interscambio, rivolto a chi ha un abbonamento settimanale, mensile o annuale,
che riduca di fatto del 50% il costo dell'ulteriore abbonamento al parcheggio di interscambio. Questo crediamo sia una proposta migliorativa e che possa andare incontro alle esigenze di chi deve raggiungere per forza un parcheggio di interscambio, e che in questo modo, insieme all'abbonamento di ATM, vedrebbe come servizio una riduzione, diciamo, consistente nell'acquisto dell'ulteriore abbonamento per lasciare la macchina nei parcheggi di interscambio. Quindi prevedere un'integrazione tra i due tipi di abbonamento. Infine, la nostra ultima proposta è quella legata ai parcheggi sotterranei all'interno della cerchia dei bastioni. Il sistema tariffario in questo momento, ma anche in precedenza, era costruito in questo modo: praticamente i parcheggi all'interno della cerchia dei bastioni possono avere un prezzo orario al massimo del doppio di quello previsto per le strisce, per i parcheggi in superficie, esterni quindi. Anche qui andremo a fare un piccolo incentivo. Porteremo quindi non il massimo a 4 euro, ma a 3 euro orari, per un semplice motivo. È chiaro che noi non vogliamo né che le macchine entrino all'interno di area C, né ovviamente che ci siano parcheggi sotterranei, ma li abbiamo in questo momento. E le macchine pagando entrano in area C, è un dato di fatto. Quindi questa scelta di abbassare di un euro, quindi portare a 3 euro la tariffa massima oraria di parcheggi sotterranei, vorrebbe dire una cosa semplice: ok, se tu automobilista entri, paghi area C, bene, prima però saturi i parcheggi sotterranei, prima utilizzi lo spazio che è sottoterra, e poi, una volta saturati questo, perché è un incentivo ovviamente abbassare il prezzo, iniziamo ad occupare anche il suolo esterno in superficie. Queste sono le nostre 5 proposte alla delibera di oggi, e spero potremo parlarne adesso oppure, come ci auguriamo, in futuro, con anche una relazione proprio che preveda le previsioni di impatto di tutte le modifiche che facciamo al testo. Vi ringrazio. Grazie consigliere Calise. La parola al consigliere.